costruzione di un nuovo soggetto che non sia né il luogo delle nostalgie, dei reduci, degli estremisti, degli antagonisti, di una sinistra della testimonianza, ma politicamente impotente. Noi non possiamo fare questo regalo a Renzi di riassemblare i vecchi frammenti della sinistra, ma non possiamo non criticare la sinistra dell'omologazione, la sinistra che ha alzato, che ha ammainato la bandiera rossa e ha alzato la bandiera bianca della resa nei confronti delle oligarchie finanziarie. Dobbiamo costruire una nuova sinistra di governo, una sinistra che abbia tavola dei valori e agenda di governo per sfidare le culture politiche del pensiero unico. Oggi la necessità è aggregare le forze per dare una cattiva notizia a Renzi. Noi saremo in grado di scompaginare la cattiva scuola che lui ha imposto con una pessima e autoritaria riforma. Noi saremo in grado di rimettere la dignità al centro del dibattito sul mercato del lavoro. Oggi si dice addio a Sel. Sel non muore, ma intende rinascere dentro una cosa più grande. Lei ha detto no agli accrocchi politici, eppure i soggetti che costituiranno questo nuovo contenitore politico sono sempre gli stessi, i cittadini si potrebbero chiedere. Ma noi non siamo dei rottamatori, pensiamo che la rottamazione abbia dentro di sé qualcosa di violento. Vogliamo invece analizzare il passato e portarci del passato le cose migliori dentro una nuova avventura. Il nuovo soggetto lo dobbiamo costruire con le giovani generazioni, lo dobbiamo costruire col mondo della scuola. E bisogna che tutte le parti in cui è spezzettata la sinistra dicano che parte un processo costituente, che evidentemente non avrà i volti né di Ferrero né di Vendola né di altri, ma che permetterà a tutti coloro che fanno e stanno facendo le lotte oggi in Italia di ricostruire una sinistra. Quindi voi fate da sponsor per questa nuova sinistra? Assolutamente sì. Ecco, sarete protagonisti di Renzi? Assolutamente no, questa è una buona definizione. O la levatrice, se vuole usare un'altra formula, che però chiarisce una cosa. Noi abbiamo il compito di mettere insieme le forze per far partire un processo costituente, ma i protagonisti di questo devono essere altri. Quindi c'è vita oltre il PD a sinistra, secondo lei? E ci sono gli elettori, potenziali elettori? Assolutamente sì, cioè metà degli elettori potenziali non va a votare. Poi vi sono anche elettori che hanno scelto di affidarsi a delle risposte di partiti che a nostro avviso li portano fuori strada, anche quelli cercheremo di riconquistare. Il contenitore avverrà alla fine, non a caso né settimana scorsa né oggi si proporrà un contenitore, si propongono dei temi sui quali lavorare. Nonostante la saggezza dell'invito a fare bene, abbiamo anche il dovere del fare presto, secondo me. Questo è un momento, se volete, magico, perché normalmente dobbiamo reagire a delle sconfitte. Questa volta il momento è particolare, perché abbiamo tutti quanti la visione del campo da gioco, abbiamo la percezione che è tornata credibile, diciamo, la contesa.